Ma hai fatto la fotografia? Tutto qua. Ma la signora, signore quella. In un modo strano, a chi hanno dato tanto e chi non ha ricevuto proprio niente, cioè chi si è fatto la villetta, chi aveva una piccola masseria, si hanno fatto una casa alla Berlusconi, alla Cracca, sì, ci mancano solo i gorilla con i mitra vicini e i cani e i topperman, i pastori tedeschi. E quindi si vede a occhio nudo che diciamo che c'è stata molta speculazione, un imbroglio, c'è stata la mafia, la camorra, forse l'apicentro della mafia e della camorra, delle Tangentopoli, si sono effettuate proprio in questi piccoli paesi che sembra dove si nasconde dietro le quinte il capolavoro della camorra, della piovra, gente che pensa solo ai propri interessi, non di pensare a costruire le cose per la povera gente. Sono nato in una famiglia povera, questa per me è stata una grande fortuna, perché da bambino e da ragazzo ho sofferto molte privazioni. A 10 anni i miei genitori mi hanno fatto fare l'esperienza del seminario e adesso mi trovo qui da 3 anni e mezzo come parroco di questa frazione del comune di Campagna, Santa Maria la Nova, una parrocchia di 800 abitanti, sono circa 200 famiglie. Ho avuto grossi problemi e tuttora ho dei problemi. La popolazione di Campagna è un po' particolare, popolazione un po' chiusa mentalmente, un po' aggressiva. Ci sono delle ottime persone, però il clima che si respira non è un clima facile. Ricordo che quando fui mandato qui a fare il parroco, il mio arcivescovo, un uomo saggio di grande esperienza pastorale, mi disse così che Campagna era un covo di serpenti. Ecco, quindi le difficoltà ci sono state, soprattutto difficoltà a livello di calunnie, lettere anonime, denunce, e soprattutto una difficoltà a fare una evangelizzazione forte, perché c'è una religiosità molto tradizionalista, basata sulle statue, sulle processioni, ecco, un cristianesimo rituale, e questo cristianesimo ormai non va più, un cristianesimo sorpassato, e soprattutto una forma di neopaganesimo. Allora sembra che in questa zona ci sia una lotta particolare tra il bene e il male, è molto diffusa la magia, la stregoneria, ecco, poi la popolazione è molto litigiosa, non è una popolazione cristiana. Io sono religioso, però alla politica non c'entra con la religione, come la penso io. Che sia lotto per il lavoro, lotto per il benessere della famiglia e di tutta la società. La religione è tutta un'altra cosa. E che questo l'hanno voluto mettere tutto quanto insieme, sempre per difendere i padroni. La scelta l'hanno fatto bene, hanno messo Gesù in mezzo, Gesù non è fatto un partigiano. Gesù ha preso la morte per noi. E tante volte i preti ci hanno cacciato fuori,
solo perché che facevo parte un'altra politica. Tu non ci incendi proprio. Quando a discorsione si stava fatto un prete che stava qua, che ti viene contro di me, mi caccia fuori dalla chiesa, perché? Ma non torna a dormire perché tu adesso. Adesso è morto quel prete che c'era prima qua. Andate fuori, Adene, questo, quest'altro. E ti, ma te che ti portare qua? Tu sei un prete che sei venuto solamente tu qua, morto di fame. E tutte le famiglie, con tutta la miseria che ci stava, al forno facevano un po' di farina per ciascuno, fa un pagliettino come me. Dopo è diventato lui il presidente, e noi gli alunni siamo stati maltrattati da quel signore là.